Final Evolution. Dopo l'imprevista conclusione della battaglia dei giganti, l'occhio della vita era stato scagliato nello spazio profondo. Privata di ciò che costituiva la sua essenza vitale, l'isola di Gorm fu colpita da una serie spaventosa di cataclismi. Il vulcano eruttò con una violenza senza pari, scagliando rocce infuocate su tutta l'isola. Perfino i popoli del vulcano furono scacciati dalle proprie caverne. Potenti terremoti scuotevano la terra, un tempo rifugio sicuro per il popolo dell'antico Torg, mentre un vento gelido spazzava l'oceano, trasformandolo in ghiaccio duro come roccia. Il grande massiccio e il picco dell'Aquila erano battuti da tempeste di neve senza fine. Il fuoco lambì la foresta, distruggendo vaste distese di alberi e costringendo i popoli che la abitavano a ritirarsi in zone sempre più piccole. I lamenti degli abitanti di Gorm giunsero fino al cielo nero, attraversato dai lampi e arrossato dalla luce degli incendi. Forse il sole e la luna li udirono, o forse semplicemente era scritto. Il sole si caricò di energia, raccogliendo i suoi raggi in un unico potente fascio. La luna concentrò la forza della sinistra luce notturna, proiettandola nello spazio, e i due astri richiamarono l'occhio della vita dalla sua lunga attesa nelle profondità cosmiche, dando origine a una forza incalcolabile, creata dall'unione dei raggi di entrambi gli astri. Non sei più quello di una volta, luminescente! Adesso sono io il più forte! Quello per te era un colpo forte. Vedo che non hai perso la voglia di scherzare. Non fare il duro con me! Da quando le nuvole oscurano la luce del sole, la tua energia sta diminuendo a vista d'occhio. Ha ragione. Da quando non ricevo più la forza dalla luce solare, mi sto indebolendo. E con me anche il mio popolo. Sai cosa penso? Il vecchio saggio è stato più furbo di quanto tu credessi. Infatti se n'è andato e vi ha lasciato in un mare di guai! Il saggio tornerà un giorno. Ma da quel che ne so, anche Magor non se la passa tanto bene. Quest'isola è giorni contati! Non so l'isola! Tu sicuramente! Obscurio! Magor vuole il dominio sull'isola! Ma cosa dominerà quando Gorm non esisterà più? Dove pensi che potrà vivere il tuo popolo quando Gorm sprofonderà per sempre in mare? Ci penserò al momento! Stai già scappando? Parli troppo, Obscurio! Le parole ti rallentano! Ma cosa? Quello non è il sole! Vecchio saggio, dove sei? Che sta succedendo nella Valle del Destino? Popolo della Terra! Un altro flagello sta per abbattersi su Gorm! Che tutti si rifugino nel solido ventre della caverna di Roskamar! Io solo andrò a vedere cosa sta accadendo. Dunque, è così che Gorm sarà distrutta. Cos'è quello? Sembra un meteorite.
Abbastanza grande da distruggere l'isola se nessuno lo fermerà. E vorresti fermarlo tu? È questo che ci rende così differenti. Io ho fede nel bene, tu no! Obscurio, sei ferito? Non dire sciocchezze! Ti stavo cercando. Sai cos'è quella strana luce? Un meteorite incandescente. E sembra che si stia dirigendo proprio qui. Quell'ingenuo del sommo luminescente vuole cercare di fermarlo. Non vedo cosa ci sia da ridere. Non ce la farà mai. Verrà disintegrato e noi ci saremo liberati di lui una volta per tutte. Stolto! Non capisci cosa significa? Ma come? Che ti importa di lui? Se Gorm verrà distrutta, sarà la fine anche per noi! Devo fare qualcosa. Se proprio vuoi autodistruggerti, accomodati pure, ma non contare su di me. Non riuscirò a fermarlo, ma forse potrei deviare la sua traiettoria in modo che non colpisca l'isola. Dovrò usare tutta l'energia che mi viene dal sole. Non sopravviverò! Ma forse il mio sacrificio salverà gli altri! Potere oscuro delle tenebre, aiutami! Non so cosa sia quell'oggetto che sta arrivando dal cielo, ma di certo non cadrà su Gorm. Nessuno deve privarmi della gioia di distruggere l'isola di Gorm. Cosa ci fai da queste parti, mucchio di sassi? Non pensare di fuggire e combatti! Non è il momento di combattere. Qualcosa di misterioso e terribile si sta abbattendo su Gorm. Non vedi il cielo? Sì, sembra che sia arrivato il momento della fine di Gorm. È un meteorite abbastanza grosso da distruggere l'isola. Rocce di Gorm! Obscurio e il sommo luminescente vogliono distruggerlo! Sciocchi! Che c'è di tanto divertente? È un peccato che tu non abbia le ali, antico Torg. Vedrò la tua fine dall'alto. Se avessi le ali, le userei per aiutare il sommo luminescente e non per scappare come l'ultimo dei vigliacchi. Cosa ci fai qua, servo delle tenebre? Non permetterò a un meteorite di distruggere Gorm! Voglio essere io a farlo! Questa energia mi sta trasformando! Cosa mai è successo? Una nuova energia scorre dentro di me! Sento che ora posso farcela! Ah!
stanno riuscendo. Il raggio mi ha dato una forza incredibile! Anche a me! Non ho mai provato una simile potenza! Che stai facendo? Con questa nuova forza potrò distruggerti definitivamente! Tu sei un pazzo! Lo so! Maledetto Obscurio! Il destino di Gorm è segnato. Non il mio, però. Addio, mucchio di sassi. Non puoi più vincermi ora! L'energia oscura della luna è dalla mia parte! Te l'ho già detto, Obscurio! Parli troppo! Buono luminescente! Nuovo potere della luna! Avvolgimi nel tuo manto oscuro! Che te ne pare, sommo? Tutto qui, quello che sai fare! Cosa? Anch'io sono carico della nuova energia Neozon! Attacco solare! Prendi questo! È troppo tardi! Il meteorite si schianterà su Gorm! Rocce di Gorm, è finita. Che almeno il mio popolo riesca a salvarsi. Perdere il prossimo episodio della mitica saga dei Gormiti, il secondo DVD da giugno, in edicola. Gormiti Final Evolution.
Nell'episodio precedente, l'occhio della vita, carico della nuova energia Neozon, è precipitato su Gorm. Il sommo luminescente e obscurio, credendo si trattasse di un meteorite, hanno tentato di fermarlo con un volo disperato. Investiti dall'energia Neozon, i capi del popolo Mythos hanno raggiunto un nuovo livello di evoluzione che ha conferito loro poteri straordinari. Accecato dal potere, Obscurio ha attaccato il sommo luminescente, ma è stato sconfitto. Tuttavia, il suo tradimento ha impedito al sommo di evitare l'impatto dell'occhio sul suolo di Gorm. Cosa mi è successo? Dove sono le mie piume? Maledizione! Wow! Proprio niente male! Mi sento davvero in forma! Fatevi sotto! David Phoenix! Armageddon, ti vedo diverso! Sembri fatto di metallo? Anche tu sei cambiato parecchio! Che storia è questa? Da dove è venuta quell'onda di energia? È una storia lunga! Ma che importanza ha? Ho acquisito poteri straordinari! Sta a vedere! Se hai finito di fare il galletto, possiamo occuparci di lui! Devo atterrare. La lotta con Obscurio mi ha sfiancato. Ma almeno sembra che il meteorite non abbia fatto troppi danni. C'è qualcosa che non va male. Ma che? Devil Phoenix, ti sei evoluto, ma il tuo modo di combattere è sempre lo stesso: attaccare alle spalle. Faresti meglio a guardartene le spalle. Sorpresa! Non bastano solo due di voi contro il mio nuovo potere del sole! Vogliamo provare? La lotta con Obscurio mi ha tolto troppe energie. Non riesco a liberarmi. Hai fatto male i tuoi calcoli, sommo. Ora hai di fronte il nuovo signore del metallo! E il tuo nuovo elmo mi sembra piuttosto fragile. Proviamo un po'! Org?
Lascialo andare! La caverna di Roskamar è lontana, signore della Terra. Non sono più il signore della Terra. Grazie all'energia Neozon, ora sono l'antico Torg, signore del popolo del diamante. Terra eri e terra ritornerai. Se è lui che vuoi, devi passare su di me. Basta chiedere. Stai per assaporare il dolore del mio colpo d'ariete! Nessuno può scalfire questa corazza di metallo! Il diamante è più duro del metallo! Ora tocca a te! Se è lui che vuoi, prendilo! Codardo! Sommo! Ti sono riconoscente, antico Torg. Come mai sei così lontano da Roskamar? Il meteorite mi ha investito in pieno. Pensavo che mi avrebbe distrutto. Invece... Energia Neozon! Non si trattava di un meteorite. La mia potenza è cresciuta a dismisura. Sai cosa ho pensato? L'occhio della vita. È esatto, sommo luminescente. L'antica profezia si è finalmente compiuta. L'occhio della vita è tornato su Gorm, portandovi la nuova energia Neozon. Ora la vostra potenza è cresciuta a dismisura e non avete più bisogno di me. Per me è giunto il momento di ripartire, ma non vi lascio indifesi contro il male. Ora avete un grande potere da condividere con i vostri popoli. Liberate l'energia Neozon. Anche loro parteciperanno all'evoluzione finale. Fratelli! Queste fiamme voraci non opprimeranno più il nostro popolo! Ora trasmetterò anche a voi l'energia Neozon! Evoluzione finale! Così la gente di Grandalbero fu trasformata nel popolo della foresta infuocata. I fratelli acquatici di Nobilmantis divennero l'implacabile popolo del ghiaccio. I guerrieri dell'antico Torg furono mutati nel popolo del diamante, mentre i fedeli alleati del sommo luminescente divennero il popolo del sole. Dannato sommo! Ho la testa che mi risuona come un gong. In che schifo di posto sono caduto? Nel posto sbagliato! Nobilmantis! Anche tu sei cambiato! Vattene finché sei in tempo, Obscurio! Una sfida, eh? Bene! Ho avuto una giornataccia, sai? Devo sfogarmi con qualcuno. E quel qualcuno oggi sei tu. Ultimo avvertimento, Obscurio. Puoi ancora andartene prima di essere distrutto. Distruggere me? Tu e quale esercito? Il mio.
maledetti! Ma non finisce qui! Oh! Sono molto deluso da voi. Avete ricevuto la nuova energia Neozon e tornate sconfitti. Non è colpa nostra, noi non... Zitti! Mentre voi siete qui a leccarvi le ferite, i nostri nemici diventano sempre più potenti. Che dovremmo fare, grande Magor? La potenza che avete acquisito è superiore ad ogni immaginazione. Dovete condividerla con i vostri popoli. Tu sarai il signore del popolo della Luna. Tu il sovrano del popolo del metallo. E tu comanderai sul popolo dei fossili. Anche se non riuscite ancora a comprenderlo, non avete più bisogno del mio aiuto. Andate e annientate i nemici senza esitare. Il tempo è giunto al termine. Sento ancora la presenza dell'occhio della vita. Forse non è andato distrutto nell'impatto. Sarau, Poivrons, Noctis! No, non posso crederci! Siano maledetti! Anche i popoli Energeia si sono evoluti! C'è qualcosa che non capisco. L'occhio della vita si è diviso in 5 parti. Dov'è la quinta? Sta venendo qui. Con il ritorno dell'occhio della vita, Gorm ricominciò ad essere un'isola ospitale. Ma con l'arrivo della nuova energia Neozon, l'isola non era più abbastanza grande per tutti i Gormiti. Si preparava una grande battaglia tra le forze del bene e quelle del male. L'alba del giorno in cui sarebbe stato deciso il destino di Gorm stava per sorgere. Non perdere il prossimo episodio della mitica saga dei Gormiti, prossimamente in edicola!
Gormiti. Final Evolution. Con il ritorno dell'occhio della vita su Gorm, i terremoti e le catastrofi che funestavano l'isola sono finalmente cessati. L'impatto della gemma sul suolo di Gorm ha generato 5 occhi della vita che hanno permesso agli abitanti dell'isola di raggiungere l'evoluzione finale. Sia i comandanti Mythos che gli Energeia hanno condiviso la nuova energia Neozon con i rispettivi popoli. Ma ora che la potenza dei Gormiti è cresciuta a dismisura, la stessa isola di Gorm è diventata troppo piccola per loro. Finalmente l'occhio della vita è nelle mie mani. Ed è venuto da me spontaneamente. Non avrei mai creduto in una simile fortuna. E adesso, a noi due, occhio della vita, fammi diventare più potente di quanto abbia mai sognato! Maledizione! Dovevo immaginarlo. Senza gli altri 4 occhi è inutile sperare che funzioni. Armageddon! Comanda, mio signore. Riunisciti a Magmion e Lavion. Ho una missione per voi. Sarà fatto. Non so se sia una buona idea tenerlo qui. È l'unico posto sicuro. La caverna di Roskamar è inespugnabile. Ne sono convinto, ma sono anche convinto che Magor sarà disposto a tutto pur di impadronirsene. Su questo non c'è dubbio. Hai altre soluzioni? No, ho parlato con Noctis Poivron e Tazarau. Porteranno qui anche gli altri 3 occhi e ci daranno una mano a difenderli se le truppe di Magor si faranno vive. Quando arriveranno? Dovrebbero essere già in viaggio. Spero che non ci siano contrattempi. Ma cosa? Calmati, Tazarau, sono solo io. Ti sembrano scherzi da fare? No, suppongo di no, ma è divertente vederti arrabbiato. Fai pure lo spiritoso. Ma ricorda che la gente di Magor farà di tutto per rubarci gli occhi della vita. Se Magor dovesse... Lo so, per questo sono qui. Andremo insieme alla caverna di Roskamar. Così sarà più difficile che ci attacchino. Non ho bisogno di aiuto. Lo credo anch'io. Tanto non servirebbe a nulla. Consegnateci gli occhi della vita ed eviterete un sacco di guai. Guai? Prova a venire a prenderli e poi vediamo chi avrà dei guai. Peggio per te! Stiamo arrivando! Porta in salvo gli occhi! Contro due, ma ho abbastanza braccia per picchiarvi entrambi. Ah!
Noctis! Maledizione! Vuoi giocare? Sto arrivando! No! Dove credi di andare? Addio, tronco di legno! Sei più svelto con le parole che con le gambe. E tu? Ti distrai troppo facilmente. Bel colpo, Armageddon. Ce l'abbiamo fatta. No! Razza di sciocco! Ci penso io! Ben fatto, Magmion. Ehi, dov'è finito Tazarau? Lascialo perdere e corriamo a recuperare gli occhi della vita. Un bel colpo, non c'è che dire. È morto o è solo svenuto? Piantatela! Dove sono i due occhi della vita? Saranno caduti qui attorno. Cerchiamoli, avanti! Presto! Magor non sarà clemente se falliremo. Grazie all'antico potere del mimetismo non mi hanno visto. Noctis! Dove sono? Dovrebbero essere già qui. Ci stanno impiegando troppo tempo. Pensi che abbiano avuto dei problemi? Problemi? Poivrons! Li avrebbero avuti se avessero cercato di ostacolarmi. Benvenuto. Com'è andato il viaggio? Piuttosto tranquillo. Mi sono fatto accompagnare da una scorta. Tentaclion, bisogna dire che scegli con saggezza i tuoi compagni di viaggio. Gli antichi guardiani come lui sono preposti alla difesa delle fortezze dei Gormiti. Con una guardia del corpo così, nessuno ha osato attaccarmi. Avete notizie di Noctis e Tazarau? Non ancora. Tazarau non può volare, ma ha una corteccia secolare dura come la roccia. Di lui non mi preoccupo. Noctis invece dovrebbe essere già qui. Mi chiedo perché ritardi. Mandiamogli qualcuno incontro. Forza, ci siamo quasi. Per fortuna il potere della magica leggerezza, altrimenti ti avrei scaricato 3 chilometri fa. Dracon! Scusa tanto, amico, ma qui sarai al sicuro. Da questa parte, lucertolone!
vecchia quercia. Siamo arrivati in tempo, a quanto pare. Andiamo! Alla caverna di Roskamar vi stanno aspettando. Siete degli incapaci. Avevate due occhi della vita a portata di mano e ve li siete fatti scappare. Se avessi incaricato me, tutto questo non sarebbe successo. Che stai dicendo? Sto dicendo che Magor ha ragione. Siete degli incapaci. Basta! Smettetela! Tutto sommato è meglio così. Ora gli occhi della vita si trovano tutti nello stesso posto. Dobbiamo solo andare a prenderli. Vado io. Tu da solo? No, siamo arrivati alla resa dei conti finale. Dovete partire tutti. Che significa tutti? Quando dico tutti, significa... tutti! Successo. Eri ferito. Sei stato guarito dal potere dell'occhio della vita. È un piacere riaverti tra noi. Siamo a Roskamar. Sì, e gli occhi della vita sono al sicuro. Per ora. Tutti i popoli del bene si sono riuniti qui. Se Magor vorrà attaccare, saremo pronti a difenderci. Ci siamo. Qui, nella pianura delle nebbie, sarebbe stato finalmente deciso il destino degli occhi della vita e quello dei Gormiti. Gli eserciti si fronteggiavano, preparandosi ad affrontare la più grande battaglia mai combattuta sul suolo di Gorma. Lo scontro stava per iniziare. Non perdere il prossimo episodio della mitica saga dei Gormiti, il quarto DVD prossimamente in edicola. Gormiti Final Evolution. Nell'episodio precedente, Poivrons, Tazarau e Noctis sono riusciti a portare al sicuro nella caverna di Roskamar i quattro occhi della vita. Thank you.
Magur, disposto a tutto pur di impadronirsene, ha mandato i suoi eserciti a conquistare la caverna. Ora le forze del bene si trovano ad affrontare la battaglia finale, in cui sarà deciso il destino di Gorm. Siamo alla resa dei conti. Questo passerà alla storia come il giorno della distruzione di Gorm. Eh? Guardate! È il sommo luminescente con Noble Mantis. Vorranno arrendersi? Mi sta sfidando. Bene, senza il sommo luminescente sarà molto più facile spazzare via il suo esercito. Lo attaccherò subito! D'accordo, io mi occuperò di Noble Mantis. Non mi sembra una buona idea. Ci stiamo esponendo troppo. Obscurio non è stupido, ma non può resistere a una sfida. Guarda! Stanno arrivando! Ehi! Stanno scappando! Inseguiamoli! Sta funzionando! Ne dubitavi? Ci vediamo più tardi! Smetti di scappare, codardo! Arrenditi e non ti farò troppo male! Scappare? E chi scappa? Volevo solo attirarti lontano dai tuoi compari! Tornerò da loro entro un minuto! Ora sei esattamente dove ti volevo! Bel colpo! Ora tocca a me! Non credo proprio! Ma che razza di... Ci vediamo, Obscurio! Maledetti vigliacchi! Fai buona guardia! Contaci! Maledetto! Fermati, sciocco pesce volante! Prova a prendermi! Non puoi farcela, sono troppo veloce! Ma anche troppo ingenuo! Che sciocchi! Che state aspettando? Ordinate l'attacco! Subito, oscuro signore! All'attacco! Fuoco! Dove sono finiti Obscurio e Devil Phoenix? Non importa. Senza il sommo luminescente alla guida, l'esercito del bene vale la metà. Senza il sommo, eh? E quello chi sarebbe, secondo te? All'attacco! Respingiamoli! No! Non può essere! È una trappola! Certo che lo è! Questo gioco sta diventando noioso. Allora, ragazzi, che si fa? Si mena. Tra poco sarai alto la metà. Bella prova di forza, ma inutile. Con il mio potere lavico posso fondere la tua inutile roccia, sciocco cavernicolo. Ti vedo in difficoltà! Vedi male! Da questa parte, lucertolone! È il momento!
momento di far intervenire la cavalleria. Facciamo un altro passaggio. Così non va bene. Mi sto perdendo il meglio. Finalmente. Potere oscuro della luna! Addio, grand'albero. Sarà per un'altra volta. Antichi guardiani Troncalion e Roscalion, a me! Che è successo? Dov'è Armageddon? Sono qui. Ci hanno teso un'imboscata. È giunto il momento di farla finita. Uniamo le nostre energie per lanciare un unico colpo. Un colpo definitivo. Ma così distruggeremo tutto. Già. Mi piace. Pazzi! Non conoscete ancora la potenza dell'energia Neozon! Fermatevi! Che stanno facendo? Vogliono lanciare un colpo di energia! Aiutami a respingerlo! No! Vecchio saggio! Dobbiamo difenderci! Se unirete le vostre forze, sprigionerete un'onda di energia Neozon superiore a qualsiasi immaginazione. Non sapete ancora controllare questa potenza. Potreste produrre un vortice dimensionale. E questo cosa significa? Verreste risucchiati tutti in un'altra dimensione, senza possibilità di tornare indietro. Ma se non contrattaccheremo, verremo distrutti. Già. Guardate. Vuoto! Mi dispiace, saggio. Dobbiamo difendere il nostro popolo a qualsiasi costo! L'energia Neozon concentrata ha dato origine a un vortice dimensionale! Cosa succede? Una forza ci trascina! Non riesco a resistere! Che hai combinato? La vita si stanno dirigendo verso il varco dimensionale. Devono essere miei! Fermatevi! Finalmente, sono miei! Non così in fretta, Magor. Ormai il cerchio si è chiuso.
La profezia è compiuta. Questo vortice ti condurrà a una dimensione senza tempo, dove resterai prigioniero. Cosa sarà di noi? Non abbiate timore. Forse un giorno tornerete sull'isola di Gorm. Roscalion! Tentaglion! Troncalion! Ora che sull'isola di Gorm non ci sono più i signori del bene, toccherà a voi proteggere l'isola. Io devo portare gli occhi della vita lontano, in un'altra dimensione, per proteggerli dal male. Questo pianeta è giovane, ma è qui che nasceranno coloro che saranno degni di salvare Gorm. Devo trovare un posto sicuro per gli occhi della vita. Ah, un uovo! Trasferirò a lui tutta la saggezza gormitica, così la creatura al suo interno potrà proseguire la mia missione. Non posso restare, ma questa creatura sarà il nuovo guardiano degli occhi della vita. Vivrà per migliaia di anni, fino a quando non troverà gli eroi degni di essere i nuovi signori della natura che proteggeranno nuovamente l'isola di Gorm. Un giorno i prescelti troveranno questa caverna e una nuova era si aprirà per Gorm. Che questa pietra sia per loro fonte di conoscenza. Così il vecchio saggio lasciò tutta la sua saggezza e la sua conoscenza sul pianeta Terra. Ma dovranno passare ere su ere prima che la creatura insignita di questo compito possa trovare i nuovi eroi in grado di salvare Gorm e di determinare il destino dei gormiti. E l'avventura ora ti aspetta in TV.